Massimiliano Fuchs, che cos'è per lei la sostenibilità? Oggi tutti quanti stanno facendo ricerche per usare tessuti che sono innovativi, che non usano troppo energia per essere pensati. Oggi bisogna ridurre l'energia, ma insieme a ridurre l'energia bisogna pensare anche che il nostro futuro sarà quello di mettere insieme la produzione di energia con la produzione di capacità. Cioè l'uomo è produttore di energia, la casa è produttrice di energia, la città può produrre energia. Tutto questo deve andare insieme a quello che facciamo noi tutti i giorni. Che cos'è per lei il legame fra il Made in Italy e la sostenibilità? Il Made in Italy è qualcosa che ancora fortunatamente si basa sull'artigianato. In Italia abbiamo questo grande dono che ci proviene dalla grande tradizione, l'immensa tradizione italiana, che è quella di avere un artigianato, di mettere a punto le cose, ma avere anche un alto livello di tecnologia. Mettere insieme un algoritmo in cui c'è l'artigianato e la tecnologia sarebbe il mio sogno. La sostenibilità vuol dire solo l'ambiente e l'ecologia o anche qualcosa di più? La sostenibilità non è solo l'ecologia, perché sennò sarebbe qualcosa che chiude la possibilità di essere altro. La sostenibilità è uno sviluppo, è legata allo sviluppo, non è legata alla riduzione o ad avere meno possibilità per il futuro. È legata allo sviluppo, e questo sviluppo è legato per se stesso a quello che sarà la nostra vita. E tener conto della nostra vita, delle nostre esperienze, e far partecipare a tutti delle nostre esperienze, che siano cinesi, americani, olandesi, tutti quanti sono parte delle nostre esperienze.